Il problema delle persone senza dimora per la società nel suo insieme, per l'ente pubblico, per la società intesa come lo Stato, ha cominciato ad esistere non da molto tempo. Attualmente c'è sicuramente una maggiore attenzione dovuta, come spesso succede, non al fatto che si percepiscono le persone in quanto persone, ma perché finalmente ci sono dei fondi. Arrivano dei fondi europei, anche lo Stato in risposta a delle richieste europee è stato costretto a mettere dei fondi sulle persone senza dimora. Il Comune di Milano un po' di cose fa. La prima cosa, la più importante, è quella che permette alla persona senza dimora di emergere, è la residenza anagrafica. Senza residenza anagrafica tu non esisti, non hai il medico, non hai un indirizzo, non puoi ricevere posta, non puoi ricevere la pensione. Se metti che tu c'hai diritto a una pensione, non sanno dove mandartela. Poi, per carità, i servizi non è che non esista nulla, però insomma c'è ancora tanta strada da fare.